Una bellissima giornata per la libertà di stampa in Sicilia. I mafiosi hanno capito che nessun clan, nessun boss rimarrà impunito se minaccia un giornalista. Infatti il Tribunale di Ragusa ha condannato a 1 anno e 6 mesi di carcere Venerando Lauretta, reggente a Vittoria del locale clan della Stidda, una versione eretica della mafia, per le minacce postate via Facebook contro il giornalista Paolo Borrometi. Nell'ottobre del 2015 Lauretta lo minacciò sul social network, anche con diverse violente repliche. Il Tribunale Penale di Ragusa ha chiuso la questione condannando Lauretta anche alle spese giudiziarie e a risarcire le parti civili, combinandogli ovviamente anche l'aggravante mafiosa. Oggi abbiamo vinto tutti, ha scritto su Twitter Borrometi. Ha vinto la libertà di stampa. Venerando Lauretta, considerato per anni uno dei reggenti e più feroci boss del clan, è stato condannato. Per la terza volta un boss viene condannato per aver tentato di bloccarmi con minacce e attentati. Deve servire anche da monito nei confronti di tutti quei soggetti, gravati da precedenti penali o no, che vogliono porre nel silenzio l'operato di un giornalista d'inchiesta come Paolo Borrometi e come tanti altri giovani giornalisti che in tutta Italia fanno semplicemente il loro lavoro e fanno delle inchieste giornalistiche sulle mafie presenti purtroppo nel nostro territorio. Gli altri malavitosi a cui si riferisce Borrometi sono Francesco De Carolis nel siracusano e Giambattista Ventura nel ragusano, condannati proprio pochi mesi fa. Anche la Federazione Nazionale della Stampa si era costituita parte civile nel processo.